Johnny vis-à-vis. Macarena, la protagonista, e la sua compagna vengono trasferite in una nuova prigione. Cruz del Nord. Questo nuovo mondo è controllato da un gruppo di detenute cinesi, guidate dalla pericolosa Akane. Nel nuovo abitato ostile, Macarena, Sulon, Ricci e le altre devono dimostrare le loro capacità di sopravvivenza. Come era già stato preannunciato, con la nuova stagione, Vis-à-vis ha cambiato praticamente tutto. Persino la protagonista. Della serie. Solo appunto i personaggi chiave sono rimasti in questa stagione, permettendo dunque, grazie anche al capo di carcere, di cambiare ovviamente tutte le detenute attorno alle protagoniste, con nuovi colpi di scena, pochissime emozioni. Una vera e propria delusione questa terza stagione, che pecca non per mancanza di idee, ma per la mancanza della protagonista, che era il cuore di questa serie. Aspettando allora di vedere la quarta, spero realmente che arrivi qualcuno o succeda qualcosa che riesca più che altro a cambiare le carte in tavola e rivoluzionare la serie.